Buonasera a tutti, sono qua a presentare la sfida di domani sera contro Galatasaray. E che sfida, e che sfida. Galatasaray è una delle squadre storiche della pallacanestro europea, hanno un palmarès ricchissimo e questo fa capire un po' che tipo di squadra sia. Hanno vinto 5 campionati di Turchia, 3 coppe di Turchia, 3 stagioni fa hanno vinto l'Eurocup. Quindi una squadra di grande società, di grande blasone, di grande esperienza e la squadra a partire dal loro coach, sicuramente coach Erdogan è un coach che vanta grandissima esperienza, assistente del Fenerbahce storico, assistente della nazionale turca, e sicuramente è un allenatore con più esperienza rispetto alla mia, e questo è chiaro. E poi guardiamo i giocatori, hanno Webster con passato NBA, August con passato NBA, Ace con passato NBA, Harrison con passato NBA, Arapovic nazionale croata, Klobuchar passato con nazionale slovena. Quindi è una squadra che è completa, una squadra e una società di altissimo livello. Perché sono partito così? Perché a noi questo non ci interessa domani sera, a noi questa cosa qua domani sera non ci deve interessare. Domani sera conta noi e conta chi saremo noi sul campo. Arriviamo da un periodo di difficoltà e questo è un dato oggettivo. Siamo anche brutti a vederci giocare e questo è un altro dato oggettivo. Però dentro di noi c'è grande voglia di reagire e di superare questo momento. E ricordiamoci dove eravamo un anno fa, ricordiamoci a quanto abbiamo aspettato di arrivare a competere in una competizione europea come l'Eurocup, e adesso abbiamo la possibilità in casa di giocare una partita per vincerla, per rimanere attaccati a una qualificazione storica. E quando parlo di noi, nel noi ci sono tutti, e domani sera vorrei vedere un clima coinvolgente. E noi a livello di staff tecnico, di squadra, dobbiamo essere i primi a avere una faccia e a trascinare i nostri tifosi, che sono convinto ci seguiranno ancora e saranno pronti a sostenerci. Però ecco, è dentro di noi che vogliamo approcciare una partita con la faccia dei guerrieri, con chi vuole attaccare l'incontro dall'inizio, con chi vuole combattere 40 minuti, con chi si butterà su ogni pallone. E io in qualità di head coach sarò il responsabile della squadra, quindi ogni tiro sbagliato, ok, vi invito a chiunque sia a vedere la partita, prendetevela con me che sono il capo allenatore, lasciamo i giocatori giocare, lasciamo i giocatori esprimere la loro pallacanestro, lasciamo i giocatori liberi di sbagliare e di fare, perché è una partita che si costruisce su 40 minuti, non ci sono momenti distruttivi che romperanno la possibilità di arrivare alla fine e vincerla. Cioè giochiamo 40 minuti di grande unità, di grande compattezza, giochiamo 40 minuti con la bava alla bocca, con gli occhi infuocati di sangue, cerchiamo di giocare una partita magari come non abbiamo giocate pochissime fino adesso, però dentro di noi c'è voglia di combattere, c'è voglia di sacrificarsi, c'è voglia di provare a fare questa impresa che ci manterrebbe attaccati a una qualificazione, ripeto, storica per la pallacanestro bresciana, che è, rispetto a Galatasaray, noi siamo al primo anno che facciamo una Coppa Europea. Loro ne hanno già vinta una, loro hanno un palmarès di grandissima esperienza, quindi con grande umiltà, con grande spirito di sacrificio, veniamo domani sera al palazzetto pronti a buttarsi noi in terra su ogni pallone, pronti a prendere ogni occasione che Galatasaray ci metterà di fronte, a sporcare ogni tiro di loro e se c'è bisogno a lottare, a spingere, a far tutto quello che serve per vincere una partita. Vogliamo arrivare alla fine dicendo abbiamo fatto tutto il necessario per vincerla. A quel punto lì saremo sereni su qualsiasi risultato, però noi dentro di noi vogliamo vincere questa partita, vogliamo ancora credere in questa qualificazione all'Eurocup. Buonasera a tutti, ci vediamo domani sera.